Italia nel 1976 a Trieste per curare le donne ammalate di tumore al seno, soprattutto per quanto riguarda aiutarle con una fisioterapia ad hoc, le donne mastectomizzate. Però non ha all'interno dell'Andos lo scopo di quello di diagnosi precoce. Allora, a Parma noi abbiamo visto, seguendo i protocolli internazionali, che la diagnosi precoce è considerata come la vera e propria primo approccio terapeutico per la donna malata di tumore al seno. In quest'ottica noi abbiamo, a fianco dell'attività di assistenza alla donna già ammalata di tumore al seno, quindi con già conclamato, quindi con chirurgo, oncologo, psicologo, psichiatra, eccetera, fisiatra, eccetera, noi facciamo anche una grande attività di visite per la diagnosi precoce su tutto il territorio. Attualmente noi ne visitiamo Parma. Abbiamo anche due sezioni staccate in provincia di Reggio e visitiamo circa 4.000 donne all'anno, visita più ecografia. Dall'inizio del prossimo anno entreremo a far parte ufficialmente di quella che sarà fondata all'inizio dell'anno della Breast Unit all'interno dell'ospedale di Parma, con una nostra volontaria presente nei corridoi, nel reparto. Sì. La vostra presenza è qui a Salerno stasera? È perché io praticamente sono stata un po' il mentore dell'apertura dell'Andos di Bellizzi, dell'Andos di Bellizzi, e quindi diciamo abbiamo anche fatto un gemellaggio tra i due comitati. E diciamo un po', sono Alba, cosa sono qua? Sono nell'ambito della provincia di Salerno, oltre Bellizzi, non ce ne stanno altri nuclei dell'Andos? Sì, ci sono, l'unica è Bellizzi. È Bellizzi, sì, a Salerno, sì, ce n'era, volevano neanche a Salerno, c'è a Napoli. Sì, sono le uniche. E devo dire che è un rapporto molto importante, il gemellaggio è stato voluto da entrambi i comitati perché se diciamo la nostra attività si può comparare per quello che riguarda quello che offriamo alla donna in generale, però sono diverse le esperienze sul territorio, diversa è il tipo di assistenza che il pubblico offre e diversa è anche l'approccio della paziente. Faccio un esempio, in Emilia-Romagna noi sappiamo che la sanità purtroppo in questo mondo globalizzato è ancora appannaggio delle regioni, quindi da regione a regione le cose cambiano e soprattutto in Italia, vi chiedo scusa, ma cambiano anche rispetto alla latitudine, per cui noi a Parma abbiamo circa il 70% di donne che aderiscono al programma di screening mammografico regionale, mentre invece qua credo non si raggiunga il 30, quindi è questo, diciamo, importanza anche soprattutto. Ma questo è un problema della politica o delle politiche di informazione, di organizzazione? Secondo me, è un problema genetico. È un problema genetico, devo dire la verità che il pubblico obiettivamente forse avrebbe potuto fare di più, cioè sensibilizzare di più le donne a usufruire dei servizi che poteva dare. E probabilmente c'erano degli interessi privati che non hanno consentito questo. Ecco, io non voglio aprire una polemica, però diciamo che hanno concorso tanti fattori, voglio dire, perché una donna non è disinformata perché vuole essere disinformata, perché si trova a vivere in un contesto che non le dà le possibilità. Una donna, tenete presente, io ho perso mia mamma. Per andare da altre parti? Sì. Beh, innanzitutto perché noi non consideriamo la donna un numero, ma a noi si rivolgono delle persone e vengono trattate come amiche. Le nostre volontarie, noi non facciamo semplicemente uno screening mammografico, cioè vuol dire fare una mammografia
E dopodiché tu, una volta fatta la mammografia, vai a casa e pensi che tutto sia a posto se ti dicono che non hai più da che è tutto a posto. No, questo è uno screening mammografico alla quale l'Andos aderisce. Noi addirittura siamo, legalmente aderiamo a Parma a questo screening mammografico, però abbiamo chiesto che non venga scritto sulla lettera di invito screening sonologico, screening mammografico. Questo vuol dire che la regione può pagare una mammografia solo per le donne nell'età a rischio, cioè 45-74 anni. L'Andos fa le visite di diagnosi precoce dai 45-74 in Emilia-Romagna. Credo che sia la stessa cosa qua. Però un controllo senologico si compone di tre cose: visita indispensabile, ecografia indispensabile, mammografia su richiesta quando è il caso. Allora, dire che io ho fatto la mammografia che va tutto bene non è un'informazione corretta. Bisogna fare un controllo senologico tutti gli anni a partire dai 25 anni di età fino alla morte. Ora, quello che ci viene offerto a livello pubblico è soltanto una parte per un certo numero di anni, ma non vuol dire assistere la donna. Quindi in Andos noi le vediamo a 360 gradi. Io non credo che a livello nazionale ci sia ancora alcune cose da mettere a posto. Se tu vuoi vedere, il nostro è www.andosparma.it e ecco, lì diciamo che ci sono qualche chiarimento in più, meno chiarimenti a livello organizzativo, perché nell'Andos nazionale, cioè tutta l'organizzazione nazionale eccetera, viene data un pochino meno diciamo scambio. Adesso avete fatto un gemellaggio, no? Sì, io ho fatto l'amministratore pubblico. Le donne che si farebbero sbranare pur di partecipare, di organizzare eccetera, questa è una cosa bellissima che noi al nord sentiamo un pochino meno, quindi io ho più difficoltà ad avere un gruppo di volontarie attive. Per contro, da noi funziona meglio il pubblico, quindi c'è meno bisogno. Il Ministero della Sanità non ci dà niente. A livello regionale neppure. Noi siamo un'associazione, riconosciuta a livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale. Però dal pubblico, il pubblico, comprese le fondazioni bancarie, eccetera, non ci dà niente. Noi viviamo di donazioni di privati, di una tessera che uno, se vuole, può prendere, sono 15 euro all'anno. E noi per esempio a Parma, per pagarci un ecografo che ci è costato 26.000 euro, che diciamo è ad hoc per le ecografie senologiche, abbiamo prodotto un disco. Non avete trovato sponsor? Niente. Qualcuno, a qualche azienda particolarmente sensibile, sì, però in questo tempo di crisi le porte che ci chiudono in faccia... Associazione culturale. Purtroppo quelle fantasma rovinano la piazza, quelli che lavorano. Ecco. Un'associazione così importante, riconosciuta, la cui operatività, diciamo, sotto gli occhi di tutti, l'argomento che tratta è serissimo. Allora, posso dire una cosa? Lo puoi anche scrivere. Non c'è niente di più massonico del mondo del volontariato. Ho fatto l'assessore proprio la protezione civile per 15 anni. A Napoli, ma non arriva fino a Bellizze, cioè arriva fino a dove può. Ma dove non può, c'era una bella frase che aveva detto una volta Paolo VI, diceva, lui viveva in un mondo, era stato molto ottimista, una persona dovrebbe avere come carità quello che gli spetta di diritto, è stato molto ottimista, a noi spetterebbero delle cure per diritto, però le dobbiamo avere, non dico per carità, ma perché ci sono altre persone sensibili che cercano di tirare a casa, perché noi il pubblico non ci dà. Ci dà molto poco, non niente, ma ci dà poco. Sì, e c'era l'inaugurazione. Quando verranno loro a Parma? Veramente loro dovrebbero venire a novembre, perché facciamo le donne in corsa, poi noi faremo prestissimo, che ormai è già tutto organizzato, una sfilata di moda che si chiama Comunque donne, comunque belle. Donne operate, giusto? Sì, persone che hanno avuto un problema, persone che invece sono, io per esempio non ho avuto questo tipo di problemi, persone che hanno semplicemente una sensibilità. C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi ha detto, Cecilia, noi dovremmo fare una campagna
per avere più volontari, dobbiamo raccogliere volontari, dobbiamo motivare le volontarie, dobbiamo dare delle motivazioni alle volontarie per averne un maggior numero. Io dico che essere volontaria è una cosa innata, è qualcosa che uno ha dentro. Poi è qualcosa che sente, che scaturisce in un certo momento della vita, che noi semplicemente dobbiamo cercare di indirizzare verso, diciamo, un'associazione più o un'altra a seconda di quello che è lo spirito, l'inclinazione della volontaria. Noi nasciamo, cioè, chi fa le volontarie è già qualcosa che ha dentro, che deve semplicemente guidare, esplicitare, basta. Ma non è che una volontaria lo si può far diventare così, insomma. C'è chi lo vuol fare e chi non lo vuol fare. E chi non lo vuol fare ha lo stesso, voglio dire, eticamente lo stesso, è uguale. Ma dei corsi di formazione, assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, noi facciamo. No, noi facciamo. Noi dopo qualche anno che ci vedevano come antagonisti. Invece di vedervi come una risorsa, vedendo quasi come un problema. Sempre. Infatti, allora, continuando a ripetere, a conoscerci, hanno capito che noi vogliamo semplicemente essere a supporto, essere, diciamo, l'anello mancante che c'è tra il pubblico e la malata, e quindi a questo punto noi abbiamo iniziato una buona integrazione. Però ci è voluto molto tempo, perché pensavano, mi ha detto, ma signora Zanacca, vuol venire a pescare nel laghetto dove peschiamo noi? Madonna. Grazie. Cecilia Zanacca. Pensate di andare voi là, come la signora è venuta qui da voi, certo, di andarla, sì, a trovare. Che avete trovato di bello? Quale diciamo, valore aggiunto ha portato a quello che voi già conoscevate? Innanzitutto la sua esperienza, che sicuramente è molto più avanti della nostra, questo sicuramente. E poi il semplice fatto che lei ci ha dato questo gemellaggio, per noi è stato un grande onore, perché non è facile un'apertura dell'Andos. All'inizio gli viene dato un gemellaggio dall'Andos come consigliere nazionale della Sicilia, per noi è stata una bellissima gratificazione, esatto, sì. Quindi noi siamo contenti di questo e cerchiamo di portare avanti veramente con tanta umiltà questo che l'associazione nostra richiede. Con tutto il team delle nostre donne la portiamo avanti con serietà e umiltà. Queste sono le due cose che ci accomunano un poco tutte e otto. Va bene, va bene. Francesca Monte, per quale ragione hai scelto di avvicinarti all'Andos nelle vesti di madrina ufficiale? Sono felicissima innanzitutto di essere stata scelta come madrina, e anche perché sono seguita da tantissimi giovani, anche giovanissimi, ragazze giovanissime, quindi posso mandare sicuramente un messaggio importante con la prevenzione. E poi sicuramente durante la conferenza stampa racconterò anche un po' di esperienze che ho avuto nella mia famiglia, e quindi sicuramente darò il mio supporto a questa associazione. Grazie. C'è un'esperienza personale che ti lega particolarmente all'Andos? Sì, assolutamente sì, anche perché in famiglia ho avuto due lutti. Mia nonna ha avuto un tumore al seno che si è ripresentato dopo 30 anni, che aveva appunto asportato una mammella, e una mia zia che è morta giovanissima a 40 anni, quindi sono davvero dentro a tutta questa onlus, ecco perché sicuramente potevo dare il mio apporto. Quanto conta secondo te oggi fare prevenzione? È tutto secondo me, anche con la manipolazione con le mani è importante, e poi fare ecografie almeno una volta ogni 6 mesi, se non sbaglio. Non vorrei andare nel campo medico, però credo che la prevenzione almeno una volta all'anno debba essere fatta. Ed è una famiglia. Va bene. Ok. È tranquillo. In una casa in cui qui è 12 persone, di questione di sopravvivenza, cioè di dormire questo secondo giorno di un cuore. Arrivi in una posta sulla parte, abbiamo lì un posto che è sincero, carino, ma non è una casa. La mia piazza, perché ha
Grazie.